Io voglio raccontarvi una storia di amore. Una storia di amore per voi, per farvi capire quanto siete amati, chiunque siete. Voglio farvi capire quanto siete amati. Io nel 2011 sono uscita fuori da una malattia chiamata fibromialgia e ho scoperto come uscire fuori da questa malattia. Perché ho ascoltato, diciamo, alla guida del mio Signore. Io lo dico adesso perché domani è la Pentecoste e noi siamo tutti testimoni della gloria di Dio. E sono 7-8 anni che io non parlo di Dio, parlo di squilibrio biochimico, parlo di benessere, parlo di disbiosi, ipossia, sistema ormonale, circolatorio, linfatico, parlo di meditazione, parlo di respirazione profonda, stretching, parlo di tante cose, parlo di crescita personale, di leadership, di parlare in pubblico. Di molte cose, di gestire l'ansia, la paura, di gestire la rabbia, di gestire il nostro subconscio, cambiare il nostro subconscio. Parlo di molte cose. Ho parlato di questo prima perché non volevo confondere il messaggio. Come io sono arrivata a scoprire la chiave nel 2011, la chiave per una malattia che ancora adesso ci sono medici che non capiscono, è stato grazie a Dio. Io sono quello che io definisco un'ascoltatrice, sono un'ascoltatrice. Sono sempre stata un'ascoltatrice, diciamo così. Nella mia famiglia mi hanno detto sempre che era un dono, da piccola era un dono, ma non era proprio un dono quando ero piccola. Era una specie di mini condanna, no? Il fatto di poter sentire un pochino più di forse qualcun altro. E ho cercato per tanto tempo a nascondermi da questo. Ho fatto tanto per evitare di sentire e di ascoltare. Poi ho dovuto venire a patto con questa capacità. E io credo che ognuno di noi è un ascoltatore, è solo che dovremmo vivere in pace per poter ascoltare. Dovremmo avere fede per poter ascoltare, perché c'è sempre qualcosa che ci stia comunicando, ci stia parlando, ci stia trasmettendo, però se noi siamo ansiosi, frustrati, arrabbiati, noi non stiamo veramente ascoltando. Non abbiamo la capacità di vibrare in un certo campo energetico per poter sentire. Diciamo, io da piccola non avevo una scelta. Poi io mi sono ammalata. No, anzi, torniamo indietro. Lo sapete perché? Perché voglio veramente rendere gloria a Dio. E quindi per fare questo devo dire un po' di più della storia, un po' di più di quello che forse sono pronta a raccontare, però come atto di fede nel mio Signore lo voglio raccontare. Allora diciamo che io ero uno sbaglio,
sono una di quelle milioni di persone sulla faccia della terra che era uno sbaglio, era un incidente di percorso, qualcosa che i miei genitori non avrebbero voluto che fosse successo. E io dico questo per dire che ognuno di noi ha un suo perché in questo mondo. Siamo tutti, tutti meravigliosi e speciali e dobbiamo solo scoprire quanto. E questo grazie alla nostra fede, la nostra forza interiore, reso tale grazie al nostro Signore, noi riusciamo a trovare noi stessi, l'amore per noi stessi, la nostra forza interiore, la fiducia in noi stessi. Quindi io nel crescere mi sentivo anche un po' strana perché sentivo un po' di più delle altre persone. Quando io ero piccola, mia mamma andava sempre nelle chiese e io guardavo i miei genitori e dicevo, vabbè, questo forse non è proprio amore quello che loro stanno dimostrando. Però quando mia mamma 5 volte alla settimana su 7 ci portavano in chiese, anche 3 chiese diverse, battista, cattolica, anglicana anche, io sentivo le parole di amore e sentivo, però c'è un amore che è puro, c'è un amore, questo quello che io sento del mio Signore, questo è amore, questo è amore. Avevo una sete di questo amore, di sapere di più, di volere di più, di credere, di credere. E io mi ricordo quando avevo 16 anni ho scoperto che era un incidente di percorso, diciamo, e ho scoperto che c'era una specie di triangolo che, vabbè, tu non mi volevi, tu non mi volevi e tu non mi volevi. Però il mio Signore, Lui, se io sono qui, mi ha voluto. Io avrei potuto vivere la mia vita pensando di essere uno sbaglio o una persona che non doveva essere qui e quindi vivere un po' non meritevole. Ma io sentivo di più e io ascoltavo di più e io ho sentito la forza del mio Signore che mi ha detto: io ti ho voluto qui, ti ho voluto qui e tu sei amata, e tu sei amata. E questo è il messaggio che io porto, che io vorrei trasmettere a tutti. Noi siamo tutti amati. Non mi interessa che infanzia avete avuto, non mi interessa che sbagli pensate che avete fatto nella vita. Noi siamo tutti amati. Quindi, diciamo, da 16 anni quando io ho scoperto di essere in un incidente di percorso, però poi dopo ho razionalizzato, proprio perché ho sentito, tu sei amata. Io sono andata avanti per la mia vita, a testa alta. Però mi sono ammalata di fibromialgia, mia mamma aveva la fibromialgia, mia sorella aveva la fibromialgia, tanti cugini avevano la fibromialgia. E io mi ricordo, sono passata da una salute perfetta, perfetta, tranne che qualche piccola cosa, ma niente di importante. E io continuavo a diventare sempre più debole, sempre più debole, sempre più debole. E fino a un giorno quando io continuavo a cercare medici che mi dicevano che cosa avesse, dicendo, appena che loro mi scoprono che cosa ho, io poi dopo guarisco, riprendo la mia vita. E un giorno ero sdraiata per terra
E io andavo da stanza a stanza sui gomiti a quel punto lì, perché certi giorni non avevo proprio l'energia, non avevo la capacità di stare in piedi, non avevo la capacità di alzarmi. E io mi ricordo che io dicevo sempre, però Dio mi aiuterà a trovare una via di uscita. Riuscirà a trovare una via di uscita. E lì ho detto, mio Signore, io non sono una a lamentare, però, e non ho mai chiesto a Lui niente, niente. Ho chiesto solo di aiutarmi, di essere un bravo soldato. Io mi chiamo un soldato di Dio. Io mi ricordo, non so da dove ho preso questa frase qua, ma mi ricordo quando avevo tipo 8-10 anni, io dicevo, io sono un soldato di Dio, io faccio la volontà di Dio. Quindi ero sdraiata per terra e non riuscivo proprio neanche ad avere l'energia per spostarmi con i gomiti. Io ho detto, Signore, io so che c'è una ragione, però in questo momento qua dico questo, umanamente è forse troppo, io non riesco a sopportare più dolore, ho perso tutto, avevo centinaia di sintomi, ho detto non ce la faccio a sopportare di più, come mai, perché mi stai dando tutto questo? E ho sentito, perché ascolto, solamente per questo, perché ascolto, ho sentito, io ti devo dare questo, tutto, tutto, perché solo così tu capirai, solo così tu capirai. Perché c'è tanto dolore nel mondo e solo così, attraverso te che passi tutto questo dolore, tu riuscirai a aiutare altri, ma ti devo dare tutto. E io mi ricordo in quel momento lì, ero debole, ero stordita, ero fragile, ero bloccata in mezzo al mio salotto e ho detto obbedisco, io lo so che tu mi porterai fuori da qui, lo so che tu mi porterai fuori di qui. E quindi io da quel momento lì ho cercato di continuare a capire, perché ho detto ogni cosa che succede qui e nel mio corpo, io devo ricordarlo, devo annotarlo, devo studiarlo, perché così io avrò una specie di consapevolezza, una specie di mappa per quando io ne uscirò, perché questo era il programma, perché dovevo entrare, uscire per poter capire. Quindi io ho vissuto la mia fibromialgia come una specie di percorso in cui io avevo sentito, perché avevo ascoltato, che c'era qualcosa dopo, c'era una lezione da imparare, una lezione molto profonda da imparare per dopo. Allora, sono passati altri 2 anni, da un anno e mezzo da quel momento lì, prima di poter avere una diagnosi, e quando sono arrivata al medico, al reumatologo, con il mio fascicolo, quel fascicolo che ogni fibromialgico ha, una volta che, che inizia a fare il pellegrinaggio tra medico a medico, con 100 sintomi.
E io avevo fatto quel pellegrinaggio da 2004 a 2011, quindi 7 anni. E la reumatologa mi ha detto, è incurabile. Mi fa, io so quello che hai, hai la fibromialgia. Finalmente, ok, come si cura? E lei ha detto, è incurabile. Allora, tante volte io ho detto questa parte della mia storia, è incurabile. E ho spiegato anche la mia reazione del no, io guarirò. Ma non ho mai raccontato la retroscena del per quale motivo ero così certa, così sicura che io sarei guarita. Ma perché io anni fa avevo ascoltato e io sapevo che Dio aveva un altro programma per me. Io sapevo che io sarei guarita. Io dovevo fare e passare tutto quello, 7 anni di continuo indebolamento, ogni mese di più, ogni mese altri sintomi, altre cose tremende che sono successe al mio corpo. E io ho detto, adesso ho una diagnosi in cui e mi dici che è incurabile. Allora, io per un nanosecondo ho detto, allora il mio cammino forse è di vivere con una malattia incurabile e portare sempre testimoni di Dio, oppure, no, non può essere quello. Però il mio cammino deve essere di avere fiducia in Lui, perché Lui mi ha detto, ti darò tutto, così tu ne uscirai e tu potrai capire e aiutare. Solo così tu potrai capire. Quindi ho detto, non può essere che il mio destino è di restare dentro qui, perché Dio mi ha promesso qualcosa di diverso. E io voglio dirvi che Dio vi ha promesso qualcosa a voi di diverso. Vi ha promesso coraggio, vi ha promesso amore, vi ha promesso sapienza, vi ha promesso pace, vi ha promesso doni, vi ha promesso gioia, vi ha promesso felicità. Questo è quello che vi ha promesso. Io, per uscire fuori dalla fibromialgia, ho creato un mio protocollo, passando dall'annebbiamento più totale a stilare un protocollo completo, molto più complesso quello che ho fatto io, poi l'ho ridimensionato per altre persone e funziona perché loro ne escono dalla fibromialgia. Ma io sono uscita dalla fibromialgia in 6 mesi perché quello che ho fatto io era, non ho mai dubitato, non ho mai avuto paura, non ho mai avuto paura, perché io ero sicura che il mio Signore aveva un piano per me e non ero errata, non ero sbagliata, non avevo sbagliato. Era così, ma perché io lo sentivo, perché Lui me l'ha trasmesso e io ho fatto solo il mio dovere da soldato e ho ascoltato e ho eseguito. E sono andata avanti giorno per giorno, sempre focalizzando su quello che io stavo facendo, sempre ripristinando un corretto equilibrio biochimico nel mio corpo e sempre approfondendo l'amore per me stessa. Io avevo tanto amore per me stessa prima, ma diciamo dalla teoria alla pratica c'era un po' di spazio, un po' che lasciava desiderare, mangiavo male, ho dormito poco, spesso per il lavoro, ma spesso anche perché esisteva un bar sotto casa mia per 13-14 anni in cui tenevano aperto tutta la notte, quindi non ho guardato al fatto che
Stavo mangiando male, stavo lavorando troppo, stavo dormendo poco e poi tutta quella muffa in casa a cui io sono allergica. Quindi il mio sistema immunitario, combattendo un continuo bombardamento di micotossine e anche una allergia di cui io non ero consapevole di essere allergica alla muffa. Già la muffa è micidiale da solo, ma essere immersa nella muffa e anche allergica è tremendo. E poi io avevo subito un lutto molto grande di mio nipote a cui io non volevo elaborare. Non volevo, io so benissimo, è il mio lavoro come elaborare il lutto, ma io non volevo. Quel lutto mio, io volevo tenerlo. E quindi io ho sopravvalutato un po' le mie capacità. Sì. Quindi al momento della mia diagnosi, io sapevo quello che dovevo fare, sapevo quello che dovevo lasciare, la rabbia, il lutto, il dolore, la tristezza per quel lutto. Dovevo ripristinare non a 80 ma a 100 l'amore per me e dovevo portarmi fuori da questa malattia giorno per giorno, mai dubitando che io ce l'avrei fatta. Ed è esattamente quello che ho fatto. Perché l'ho fatto? Perché io ascolto. Come ho fatto a stilare quel protocollo? Quel protocollo io lo considero un regalo dal Signore a voi. Lo considero questo. Ecco perché io l'ho messo subito in internet. Perché io sono stata guidata in ogni cosa, in ogni nozione. Il disbiosi, l'intestino, l'impermeabilità dell'intestino, e le mie allergie, e il cortisolo, il surrenale, il sistema ormonale, lo stress, l'emotività, tutto è stato come una specie di puzzle virtuale dove i messaggi mi arrivavano e hanno creato proprio questo perfetto spiegazione di questa malattia, ripristinamento delle energie, i mitocondri, risparmio energetico, tutto. Io so esattamente come si fa a uscire fuori dalla fibromialgia perché io ascolto. Ma questo messaggio è stato mandato a me per voi. Perché non è soltanto per la fibromialgia, c'è un modo di vivere amando noi stessi, prendendo veramente cura di noi stessi, capendo cos'è il benessere, che è il messaggio per tutti, perché io ho capito che quel protocollo non era un protocollo per la fibromialgia, lo è. Però ho scoperto che quel mal di vivere, quel mancanza di amore, quel non essere disposti a fare per se stessi è una cosa di cui soffrono praticamente tutti gli esseri umani. Quindi c'era un messaggio ancora più grande oltre la fibromialgia. C'era il amatevi perché voi siete amati. Quindi cercare soluzioni palliative, medicinali, sostegni, aiuti, stampelle, diciamo, non avete bisogno di questo per vivere, avete bisogno di tornare a voi stessi, fare pace con voi stessi, ritornare a capire che il Signore ci ama. Il Signore ci ama oltre misura e quindi siamo perfetti, siamo meravigliosi, siamo unici e speciali e non c'è nessuno che è meglio di chiunque altro, ma abbiamo dentro di noi tanti doni, tanti
capacità inespresse, che è la nostra missione di vivere, di scoprire questi doni e gioire di questi doni. Questo cammino nella vita non è un cammino di sofferenza. È un cammino di sofferenza quando noi non ci amiamo. E perché non ci amiamo? Perché qualche essere umano ci ha detto che non eravamo adeguati, perché qualche essere umano ci ha detto che non eravamo voluti. Anch'io non ero voluta e io non dovevo essere qui. Se fosse stato dipeso da 3 persone, mia madre, mio padre e qualcun altro che è padre biologico, io non dovrei essere qui. Ma sono qui e sono amata oltre misura dal mio Signore. E quindi io mi amo oltre misura, perché Lui mi ha creato con la scintilla di Dio dentro di me e mi ha detto: vai e rendimi gloria, scopri chi sei, scopri cosa io ti ho dato. E io cerco di trasmettere questo semplice messaggio alle persone. Io, quando faccio il coaching con le persone, non parlo mai di Dio, tranne se qualcuno me lo tira fuori e me lo chiede come me la penso. Però io posso parlare di tutto di più e portare una persona a amare se stessi senza mai parlare di Dio. Perché c'è qualcuno che è buddista, ateista, e io lavoro con tante persone di diverse religioni, ma chiamiamolo una forza universale, chiamiamolo energia, chiamiamolo quello che vogliamo, ma noi siamo qui e il nostro percorso nella vita non è di soffrire, il nostro percorso nella vita è di scoprire noi stessi, di avere coraggio di scoprire noi stessi, di avere coraggio di superare qualsiasi avversità. Perché? Perché c'è una forza dietro di noi e dentro di noi che si chiama l'amore. L'amore energetico, vogliamo chiamarlo così, universale, chiamiatelo quello che volete. Io personalmente lo chiamo Dio. E Lui mi ama e Lui mi ha trasmesso da quando sono piccola tanti messaggi, tanti 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 messaggi, e io li ho ascoltati tutti e ho ascoltato anche i messaggi per uscire fuori dalla fibromialgia e poi continuare a martellare e martellare e martellare e spingere gli altri a uscire dalla fibromialgia. Perché io, quando ho messo il mio protocollo in internet, io ho pensato: caspita ragazzi, adesso sapete la strada, non c'è buio, adesso c'è la strada. E sono stata, diciamo, accolta con insulti, con rabbia, e io non ho parlato di Dio. Parlato solo di squilibrio biochimico, e tutti quanti mi dicevano: ma cosa c'entra il disbiosi, cosa c'entra lo stress, cosa c'entra il sistema linfatico, cosa c'entra una malattia neurologica, una malattia reumatologica, così. E io ho detto: no, è una malattia neurologica che dà dei sintomi reumatologici, però è uno squilibrio biochimico che non possiamo mettere a posto, molto complesso. Ma il problema è che noi siamo ancora più complessi con le nostre emotività e la nostra voglia di fare per noi, che fa la differenza. E mi hanno bombardato di tanti insulti, e io mi ricordo, io dopo un po' dicevo: mio Signore, guarda che qua non mi ascolta nessuno. E Lui mi ha detto: tu continui,
goccia dopo goccia. E io dopo goccia, goccia dopo goccia, voi vedete adesso che quello che io dicevo nel 2011, che sembrava eresia, cosa c'entra? Noi dobbiamo prendere psicofarmaci e stare male a vita, non c'è una cura. Ok? E cosa c'entra? Respirazione, calmare la mente, abbassare le onde cerebrali, l'attività cerebrale, controllare la mente, cosa c'entra? Invece lo vedete nel mondo che questo è quello di cui si dice, ma io vorrei dire che il Signore l'aveva già messo lì a disposizione per tutti. Quindi adesso io vorrei dire l'amore per noi stessi. Io ogni volta che parlo dell'amore per noi stessi, le persone sono scandalizzate. No, quello è tabù, noi dobbiamo amare gli altri. Ama il tuo prossimo come ama te stessa. Quindi, com'è possibile che noi amiamo gli altri e abbiamo una resistenza totale verso amare noi stessi? No, noi possiamo sapere che il nostro amore per un altro è veritiero quando noi amiamo noi stessi. E il mio semplice messaggio è un messaggio di amore, un messaggio di amore dal nostro Signore, l'universo, l'energia, chiamiamolo quello che volete, però questo amore che nasce intorno a voi, dentro di voi e che vi dà la forza di amare voi stessi, di dimenticare quello che vi è stato detto, quello che voi vi state dicendo. In questo momento qua, che domani è la Pentecoste, rendete conto che le meraviglie del Signore sono infinite e noi siamo qui con la possibilità di fare un totale diverso esperienza nella vita, amando noi stessi. L'anello mancante è l'amore per noi stessi, profondo, radicato, che fa sì che noi facciamo ciò che è meglio per noi e non nuoce a nessuno intorno a noi. Anzi, le altre persone vivono meglio quando noi amiamo noi stessi e siamo in pace con noi stessi. Pentecoste, pace a voi, pace a voi. Quella pace nasce dall'amore e quell'amore è una nostra facoltà, è un nostro dono dato a noi dal Signore. Noi dobbiamo solo ascoltare e solo voler seguire questo richiamo. Io ci sono successe tante cose strane nella mia vita, tante cose che c'era la mano di Dio proprio che mi spostava di destra a sinistra e mi portava avanti, tante cose. E io ho lottato, non posso negarlo, ho lottato tanto contro questo ascolto. E ho lottato anche tanto contro dire questo. Però quando ascolto devo obbedire. È stato così da sempre e lo sarà per sempre. E quindi il mio messaggio è: qualsiasi situazione che noi stiamo soffrendo in questo momento, noi dobbiamo vedere che è molto, molto probabile che non sono stati gli altri intorno a noi, siamo stati noi che con nostro poco amore per noi stessi
Non ci siamo impegnati per noi stessi, non abbiamo lottato per noi stessi, non abbiamo ascoltato dentro noi stessi, non ci siamo conosciuti, non ci siamo conosciuti dentro noi stessi, non ci siamo trovato l'amore per noi stessi dentro di noi, non ci siamo trovati noi stessi, non ci siamo fatti un specie di connessione con noi stessi, non abbiamo capito che noi possiamo vivere la nostra vita gioiendo. Io quando chiedo alle persone, voi potete pensare a un mondo in cui c'è pace, c'è amore tra le persone, e le persone dicono no. Io dico, chissà come mai io riesco a vederlo. Io riesco a vederlo. Io riesco a vederlo. Lo vedo chiaro. Lo vedo chiaro. Perché in un nanosecondo noi tutti possiamo cogliere il messaggio. Possiamo ascoltare. E possiamo dire, se io sono qui, c'è un motivo. E io sono amata. Io sono amato. Io sono una persona amata. Nessuno mi può giudicare. Nessuno mi può giudicare. Io ho un mio perché, ho la scintilla di Dio, dell'universo, dell'energia universale dentro di me. Sono perfetta e io devo vivere questa vita facendo per il mio benessere. Non appoggiandomi destra e sinistra, pensando di essere incapace di gestirmi in questa vita qua, oppure rinunciando a voler gestirmi. Io non mi voglio gestire, voglio stare qua, seduto. Non posso agire più. Ogni volta che agisco mi faccio del male, oppure ho paura, oppure sono rabbiosa, oppure mi scontro con gli altri. Questo è tutto perché noi non ci amiamo, perché non abbiamo ascoltato a qualcosa di più alto di noi. Abbiamo ascoltato all'uomo. E io vi chiedo di ascoltare qualcosa altro. Chiamatelo quello che volete. Quando io stavo guarendo, io avevo tante cose. Come ho detto, io ascolto, però non ho ascoltato, diciamo, volentieri nel passato. E io sono andata da una persona che è ma non lo so perché non mi interesso di queste cose qua, però credo che sia abbastanza conosciuta in Italia. E sono andata da lei e ho chiesto, ero veramente debole, avevo fatto la diagnosi, e ho detto, io da sempre sento tante cose, io ho bisogno che tu mi insegni a togliere questo, ci sarà un modo di chiudere questa porta qua, perché io ho bisogno di chiudere questa porta qua, perché io devo guarire. Quindi io adesso ho una diagnosi finalmente e io devo andare avanti a avere la mente un pochino più libera per poter affrontare questa battaglia. Quindi questa battaglia qua, di questo ascolto dove io sento tante cose, io non lo posso fare questa battaglia qua. Quindi dimmi come si fa, tu che ti interessi di queste cose, questo non è il mio campo, io sono una specie di vittima di questo, dimmi come posso chiudere questa porta per sempre. Io sono qui per dire come posso togliere queste cose qua che sento. E mi ha detto, tu devi ascoltare perché tu hai bisogno di ascoltare per poter capire, per poter guarire, per poter fare quello che tu devi fare. Io ero ancora debole, ero ancora, diciamo,
tra due strade. Non ho mai pensato che queste due strade erano una strada unica. Adesso devo precisare però che quello che io sentivo dal mio Signore era una cosa, ma questa altra interferenza che sentivo comunque un po', quello non lo volevo sentire più. Io volevo sentire il mio Signore e questo suo amore, ma il resto non lo volevo sentire. E lei mi ha detto: io vedo intorno a te una luce, una delle luci più grandi e splendenti che ho mai visto, e intorno a te c'è tanta energia. Non ci sono tante, c'è tanta roba intorno a te. E io dicevo: ok, quindi non devo chiudere questo, devo ascoltarlo e questo mi aiuterà a guarire, perché io ho sempre vissuto questa interferenza, questa mia capacità di ascolto, come una cosa terribile, terribile per me, terribile. E ce ne sono di persone che ascoltano, io li chiamo ascoltatrici, ascoltatori, e tante persone non parlano perché è proprio una cosa che finché non hai capito come diciamo conviverci, è una cosa tremenda. Quindi ho detto: ok, io adesso faccio pace con questa parte di me, che era una cosa che io rifiutavo, se posso guarire. E allora ho iniziato, diciamo, a rilassarmi, ascoltare, e il mio protocollo a quel punto lì era già creato. E io continuavo a fare, e ho continuato, e era come un momento in cui mi sono fatta pace con me stessa, proprio pace con chi sono. Ci sarà un motivo se io ho questa capacità di ascolto, che io credo che tutti hanno questa capacità di ascolto, è solo che non tutti stanno ascoltando. C'è sempre di più che noi possiamo capire, intuire, essere pilotato. E quindi, facendo questa pace con me stessa, io ho continuato la mia guarigione fino a quando ero guarita totalmente, che ci sono voluti 6 mesi, ma 6 mesi di intenso energia, 6 mesi in cui io ho messo ogni mio energia nel guarire, mai, mai, mai dubitando e canalizzando tutte le mie energie. Allora, uno non ha bisogno di ascoltare per poter guarire dalla fibromialgia, ma si bisogna veramente smettere di fare lotta contro se stessi. Io ho fatto questa lotta contro me stesso, io c'erano tante cose che io ho fatto che non avrei dovuto fare, tipo non accettare questa parte di me, tenere quel lutto per 7 anni, essere arrabbiata per 7 anni di quel lutto, mangiare male, dormire poco e non pensare che fosse importante, sottovalutare anche la muffa. Diciamo, ho fatto la mia tempesta perfetta, ma ad oggi io faccio questo video semplicemente per il Signore. Io so che quello che io posso dire sembrerà strano, ma il Signore mi ha amato, mi ha portato fuori,
dalla fibromialgia mi ha fatto capire tante di quella sapienza, lezioni, tante cose che io cerco di condividere con tanti tanti video in YouTube, con internet, altre cose, per aiutare le persone sempre a vivere meglio, perché quello è il suo programma, quello è il suo piano. Il piano è la vita, che è tutta questa sofferenza, non è il suo piano. Questo è quello che è successo con generazioni dopo generazioni di persone che non si sono mai amati, che nessuno ci ha portato a sviluppare un amore per noi stessi, che non va a contraddire nessun'altra regola sua, anzi fa sì che noi riusciamo a godere in pieno del viaggio chiamato vita. Se io mi amo e io vivo in pace con me stessa, io non vivo nella paura, non vivo nella rabbia, non vivo nell'impazienza, nella tristezza, non vivo con tutto questo, vivo serena, felice, gioiosa, sana, totalmente sana. Perché? Perché io curo la mia alimentazione, curo la mia emotività, scopro me stessa, accetto me stessa, tutti i miei doni che non sono strani, che devo vergognarmi. È semplicemente che noi siamo tutti con tante capacità, chi la musica, e ascolto anche quello, chi la danza, chi la pittura, chi la matematica, chi l'ingegneria, ha una mente che funziona in un altro modo. Io ho il mio, ognuno ha il suo, quindi io accetto tutte le parti di me, e ogni essere umano deve accettare se stessi. Non posso mai pensare di voler essere qualcun altro, né vorrei mai che qualcun altro vorrebbe essere me. Quello è innaturale. Noi dobbiamo essere noi stessi, dobbiamo scoprire con gioia noi stessi. Forse abbiamo 99, 150 anni per vivere, per scoprire noi stessi, e noi dobbiamo farlo ogni giorno, ma amando noi stessi e vedendo che la vita non è sofferenza, è sofferenza se noi non ci amiamo, ma la facoltà di amarci dovrebbe essere un dato di fatto, perché il Signore ci ama, Lui ci ha reso nella sua somiglianza, ci ha dato la scintilla di Dio dentro di noi, ci ha reso capaci di fare le cose più grandi possibile, di pensare, di ragionare, di scoprire, e tutto questo se noi ci fidiamo di noi stessi e ci amiamo. Quindi essere bloccati nel dolore, rimanere bloccati nel dolore, è innaturale, e non è la volontà del Signore. Non è la volontà del Signore. La volontà del Signore è uno ben diverso. Noi ci blocchiamo in matrimoni infelici invece di lavorarci su e ricompattare la famiglia. Ci blocchiamo in situazioni nocivi per noi stessi. Non ci troviamo il coraggio di affrontare tutto nella vita, tutte le avversità. Noi dobbiamo affrontarli. Perché? Perché noi sappiamo che dietro di noi c'è una forza che ti dice: vai, che sei protetta, ti ho io, ti sostengo io, vai. Non mi devi chiedere per la forza, te l'ho già dato, tiralo fuori. Quindi
Io ho condiviso di più di quello che io avrei voluto condividere con questo video, proprio perché me l'ha chiesto il Signore. Me l'ha chiesto il Signore. E quindi Dio ama te. Dio ti ama. Dio ama tutti noi. L'universo ama tutti noi. L'energia universale ama tutti noi. Se noi non crediamo nell'energia universale, crediamo in la nostra anima, crediamo in le piante, crediamo in qualsiasi cosa, ma c'è amore dentro di noi che noi dobbiamo, come popolo, dimostrare a noi stessi. E invece di cercare di dimenticare di noi stessi e diventare bravi amando qualcun altro, o degni amando qualcun altro, noi siamo già degni, siamo tutti già degni oltre misura e siamo amati oltre misura. Quindi questo Pentecoste qua, io parlo di Dio e io continuerò a parlare di Dio, perché mi ha portato a vivere 55 anni di consapevolezza. Ogni mio momento di sconforto è stato un insegnamento, è stato qualcosa che doveva esserci, perché altrimenti non avrei capito. E io ho sempre fidato. C'è un motivo per tutto. E lui mi ha dato un'esperienza di vita unica. Io umilmente mi inchino alla potenza di Dio, alla potenza di Dio. Quante cose che noi potremmo tutti scoprire se noi ci amassimo come Lui ci stia chiedendo di amarci e di non farci più del male. Fare il nostro bene ogni giorno. Io sto bene, gli altri stanno bene. Ognuno prende responsabilità per sé e per stare bene. E il mondo, questo mondo, noi lo possiamo cambiare con l'amore. Solo con l'amore lo possiamo cambiare. E dove iniziamo questo cambiamento? Non con gli altri, ma con noi stessi. Quindi questo Pentecoste, io ho cercato di essere un soldato di Dio e dire qualcosa che non avrei voluto dire, qualcosa che non avrei voluto, perché questa mia storia, le retroscene di come ho fatto a scoprire come si esce dalla fibromialgia quando il mondo, diciamo, brancolava un po' nel buio, l'avrei voluto tenerlo per me, ma lui non ha voluto questo. E quindi lo condivido con voi solamente per dirvi e ricordarvi ancora quanto siete amati, persone con malattie, persone senza malattie, qualsiasi sofferenza che è interno a voi. Amatevi e superatelo con l'amore, impostando una vita basata sull'amore per voi stessi. Perché è questa la chiave. Perché? Perché questo per me è la volontà di Dio. Pace a voi. Pace.